ci avete messo 3 anni alla fine a fare questo film. Sì. E qual è stata la difficoltà? Cioè, era una difficoltà produttiva che non riuscivate a mettere insieme, a trovare chi mette insieme il capitale, una difficoltà creativa che non riuscivate a far quadrare questo spunto che avevate avuto del una persona che vuole uccidere i parenti della donna che vuole riconquistare, o impegni, cose, poi tu in questi 3 anni hai lavorato tantissimo. Sì, no, essenzialmente è stata più che non riusciamo a capire come volevamo farlo, perché il film incuriosiva molti, non capivamo come volevamo impostarlo. Infatti siamo stati fortunati che poi abbiamo fatto una scelta: vogliamo fare questo film con dei giovani, con dei ragazzi, vogliamo che il film abbia un'aspettativa bassa, perché il film costa meno di 1 milione d'euro, che non è molto, sì, per un film, sì, e quindi vogliamo che passi all'interno del film una squadra di giovani che si, sì, divertono. Tutti i componenti della troupe che abbiamo scelto hanno abbassato la loro paga normale perché erano innamorati del film, perché gli piaceva il film, e hanno deciso, va bene, guadagneremo un po' meno, perché abbiamo fatto questa scelta proprio apposta di fare un, sì, film low budget, per sentirci innanzitutto più liberi di fare, sì, tutto e anche di rischiare di più. E poi chi veniva a bordo della barca sapeva che stava andando a fare una cosa bella, non era una cosa per fare dei soldi, sì, una, esatto, cosa che piace, poi che se funziona o no non lo sappiamo, però ci stavamo divertendo, ci piaceva molto, cioè ci piace moltissimo il film che abbiamo fatto, incredibilmente. E tutta la troupe di Davide Manc, il direttore della fotografia, Gaspare De Pascali, lo scenografo, Sabrina Beretta, la costume, tutti si sono impegnati per fare una cosa bella, e secondo me questo passerà tanto nel film, perché ho visto raramente una, sì, voglia sul set di fare una cosa bella. Spirito di iniziativa, cioè non è che subivano la sceneggiatura, ogni giorno dicevano ma possiamo fare così? E si faceva così, cioè tante scelte l'hanno fatto, scenografia, foto. Ed è stato bello anche confrontarsi, erano tutti giovani, sì, erano l'età media, penso che fosse 30 anni. Sì. Ti segue online, non nei progetti televisivi o nei film a cui hai partecipato, sai che è un pochino più questo il tuo umorismo, no? Tu hai fatto tantissime cose diverse, solo anche solo parlando della parte umoristica ne hai fatte tantissime, sì, cose diverse, però quello che poi puoi fare quando sei libero è più questo qui, e con Matteo in realtà è parecchio tempo che... lo sapevamo. Perché poi comunque collaborate... Sì, collaboriamo da quasi 10 anni, esatto, e quindi questa cosa assolutamente è stata la prima volta che abbiamo avuto un'occasione di... la libertà di dire a noi ci fa ridere questo, e questa libertà a noi ci ha dato molta... cioè siamo molto felici di questa cosa, perché hai ragione, è la prima volta che secondo me esce una mia verità in termini di gusto comico, ecco. E secondo me il fatto di partire dal web è stato molto importante, perché ci ha dato la possibilità di confrontarci direttamente con il pubblico, sperimentando con, certo non con un lungometraggio, ma con dei brevi video, fino a che punto potevano alzare l'asticella, fino a che punto ci potevano spingere verso il surreale, verso il cinico o verso altre direzioni, e secondo me questo ci ha un po' tarato, e l'obiettivo del film è far ridere noi ma anche il pubblico, sì, dopo aver acquisito tutte queste informazioni preziose. Noi non vogliamo mai dire la frase non ridono perché non lo capiscono, cioè se non ridono è perché fa schifo. Però in realtà devo dire, vedendolo, mi ha ricordato alcuni film comici assurdi italiani della fine degli anni 70 o dell'inizio degli anni 80 con Nino Frassica, non so se hai visto anche i primi film di Ezio Greggio, ma so che in realtà di Matteo non lo so, ma so che di te in realtà i tuoi veri modelli sono americani assolutamente, realtà, no? Sì. Cioè molto dei Simpson, il tuo personaggio sembra Homer Simpson per le decisioni che prende, per come si comporta nella maniera più assoluta. Cioè, il nostro obiettivo, cioè la nostra prima cosa, l'enciclopedia della comicità per noi sono i Simpson, mm-hmm, e siamo, cioè l'ispirazione e l'ambizione era di fare un live action alla Simpson, cioè è molto difficile, con i cartoni animati è più facile crederci, secondo me la sfida qua per noi era fare delle cose cartoon però nella realtà, e quindi noi nella scrittura abbiamo avuto, cioè ci abbiamo messo tanto lavoro proprio su questo, volevamo avere una coerenza sulla realtà, ecco.
E tu non temi, questo lo chiedo a entrambi, non temi che essendovi tu creato un personaggio che ha anche un ottimo successo, però sulla base di una comunità un po' diversa da questa, diciamo un pochino più normale, un pochino più usuale di quella che c'è qua, non temi che poi qualcuno potrebbe essere spiazzato da andare a vedere, aspettarsi qualcosa e trovare qualcosa di indubbiamente veramente particolare? Secondo me... Ma in realtà dipende da... Da chi? Da chi e anche da quello, da cosa hanno visto, perché ci sono delle cose che abbiamo fatto sul web che vanno più nella direzione del film e anzi la superano, altre in cui Frank è più normale, più... Me stesso, diciamo. Se stesso. E secondo me siamo arrivati a metà strada tra l'una e l'altra, quindi sicuramente c'è una parte di pubblico che vedrà una novità, sia però quelli che magari seguivano di più la parte più spinta, in cui Frank è più stupido, è più Homer Simpson, come dici tu, e altri che lo vedono un po' più un ragazzo normale, sincero, sì. E quindi secondo me ci sarà una novità da tutte e due le parti. La domanda è perfetta, bella. Cioè, io ho paura di questa cosa, cioè, però mi auguro di far ridere a prescindere, capito? Avete avuto, in un certo senso, timore di portare quello che avete detto voi, l'umorismo che avevate sperimentato online, in un altro luogo? Ci sono state delle cose che avete dovuto tagliare perché forse è troppo? Cioè, come dire, era una cosa a cui badavate, non esagerare? Sinceramente, l'obiettivo nostro non era né esagerare né censurarci. Cioè, l'obiettivo nostro è dobbiamo. Se far ridere, non deve essere gratuito, perché noi siamo spesso nella vita gratuiti, cioè diciamo delle cattiverie inutili che non hanno nessun senso. E nel film la regola, che non è censura, è se dobbiamo far ridere, o con cinismo, con una slap, qualsiasi cosa, non deve essere gratis. E abbiamo provato a fare questo. Quindi la paura non c'è. La libertà, diciamo, doveva essere premiata dal fatto che ci stessimo divertendo. Ecco. Un'ultima domanda, io faccio poi basta. È tutto scritto? Cioè, quello che avete citato era stato scritto prima o c'era tutto un margine che vi aggiustavate? Ti dico la verità, il 95% era tutto scritto. Perché tipico della pubblicità americana. Sì, 95%, però avremmo voluto una settimana in più per girare, perché sentivamo che c'era anche dell'improvvisazione. Tipo Lucia, sì. Devo dire, Lucia Guzzardi era una che improvvisava molto, sì. Ed era fighissimo. Era una molto Lucia spirito libero. Lucia è quella che ha il maggior numero di battute improvvisate, sì. Che non erano scritte. Però, essendo appunto un film low budget, doveva andare molto veloci, molto dritti. Perché pur essendo low budget, il modo in cui è stato girato non era esattamente low budget, avevamo tante inquadrature, sì. Non era sempre campo contro campo, per girare magari anche per dire la vestizione del prete sono tantissime inquadrature, sì. E in una produzione così è complesso farlo, quindi siamo andati un po', avrei voluto improvvisare di più, sì. Però davvero la bellezza è che abbiamo provato così tanto, sì. A casa con prima. Tutti i personaggi, perché ogni attore aveva provato le scene tantissime volte, certo. Le avevamo riscritte insieme a noi. Noi sapendo di avere magari un po' meno tempo, abbiamo fatto molte letture copione e quindi abbiamo riscritto durante la lettura copione. Vabbè, grazie mille. Grazie a te.